come si parla di stupro nella narrazione mainstream? Beh, se ne parla appunto, prendiamo il caso di Pamela Mastropietro, se ne parla in quei casi lì, se ne parla quando lo stupratore ha un physique du rôle, no? Se vogliamo, che conviene a una parte politica, quindi se è nero, quindi se, che ne so, la persona che è stata violentata è anche morta. Oppure se ne parla quando c'è il personaggio famoso in mezzo. Quest'ultimo anno è stata molto frequente questa cosa. Il mio libro è uscito a fine aprile e pochi giorni prima c'era stato il famoso caso di Beppe Grillo che con la bava alla bocca si è messo a difendere il figlio per una questione che comunque l'opinione pubblica aveva praticamente dimenticato, nel senso che era legata agli affari personali del figlio di un politico. E lì perché era appunto il figlio di un politico se ne è parlato e nel modo in cui se ne è parlato, insomma, l'abbiamo visto un po' tutti e tutte e tutto come che parole si sono scelte, che tipo di voci si è deciso di ascoltare e le modalità. E ultimamente c'è stato il caso di figlio di Gassman, se non sbaglio, che è salito in onore di cronaca per aver fatto il paladino della giustizia. Stavano stuprando una ragazza davanti a lui per strada e lui l'ha salvata. E la cosa di cui si è parlato per tutto il tempo è stato che lui, perché era evidentemente lui, l'aveva salvata. Ora, la maggior parte degli stupri non avviene per strada con uno sconosciuto. Certo, può succedere, ci sono moltissimi casi. 4 marzo dell'anno scorso, una villa, certo, che dove abito, insomma, Roma Est, c'è stato il caso di una ragazza di 21 anni che è andata a correre al parco tranquillamente, quindi il discorso come era vestita, il discorso aveva bevuto, il discorso salta tutto, no? In quel caso lì, ed è stato violentato da uno sconosciuto. Succedono questi casi, ma sono residuali. Se ne parla perché fanno cronaca, no? Perché ovviamente e poi si crea anche quell'ondata di paura che ti serve a un certo patriarcato sostanzialmente. Quindi in realtà è un discorso lunghissimo, non vi voglio attaccare pippone di nessun tipo. Se ne parla quando conviene alla parte che già domina, secondo me. Non se ne parla, diciamo, c'è più un rimosso rispetto alle nostre vite, perché poi lo stupro cos'è? Io ti ho detto di no e tu l'hai fatto lo stesso, riassumendo proprio addosso. Questa cosa qua non porta necessariamente dei lividi, non porta dei segni sulla tua pelle per forza, non... è difficile distinguere una cosa dall'altra perché viviamo appunto in un posto dove si dice le donne dicono di no e intendono di sì. Questa è la cultura dello stupro, ci siamo immersi, immersi, immersi fino al collo da quando siamo nati, e quindi evidentemente insomma se ne parla male, questo è poi in sintesi. Non so se ho risposto adeguatamente.